Finale pazzesco all'Olimpico, succede tutto negli ultimi minuti. Prima il Milan va in vantaggio con un gran tiro di Kessié, sporcato però da una deviazione di Wallace che inganna Stracoscia, ma poi in extremis, proprio quando tutto sembrava finito, Correa regala un punto ad Inzaghi. La partita è stata abbastanza bella, giocata su altissimi ritmi. Nei primi 10 minuti è stato dominio totale Lazio, che sembrava avere in mano il match, sembrava proprio poterlo dominare, ma dopo un'azione solitaria di Borini il Milan ha cominciato a prendere fiducia, tant'è vero che ha avuto l'occasione a mio avviso più ghiotta di tutto il primo tempo, capitata sui piedi di Çalhanoğlu che se l'è aggiustata e poi ha calciato. Stracoscia è stato bravo e fortunato però, perché la parata è stata bella, ma è stato aiutato anche dal palo. Comunque la Lazio ha diverse occasioni nel primo tempo, la più grande è stata quella capitata a Marusic, che ha crossato molto bene di destro, ma Immobile non è arrivato puntuale all'appuntamento con il pallone. Giustissimo il gol da annullare a Milinkovic-Savic, perché Immobile è oltre la linea dei difensori, così come è giustissimo convalidare il gol del Milan, perché comunque è una situazione abbastanza millimetrica, ma se vedete bene Calabria è dietro, se proprio di pochissimo, ad Acerbi, che tiene in gioco tutti i giocatori e non può essere considerato fuori gioco attivo e appunto la posizione di Cutrone. Quindi ragazzi, per me è gol regolarissimo. Correa, ragazzi, per me deve giocare titolare fisso, lo dico da un bel po' di tempo, è un giocatore che le qualità le ha. Al Siviglia faceva più l'esterno che la seconda punta, ma anche la seconda punta sta dimostrando di valere molto. Luis Alberto è sempre sottotono, in questo momento non rende come l'anno scorso, quindi per me è fondamentale e sarà fondamentale per la Lazio dare spazio all'argentino anche in questo tour de force che aspetti i biancocelesti da adesso a Natale, anche se proprio a Natale nelle feste non si fermerà al campionato come negli anni precedenti. Quindi ragazzi, sarà fondamentale adesso far ruotare un po' i centravanti. Entrambe saranno attese all'esame Europa League questo giovedì, entrambe con gli avversari più modesti del proprio girone, il Milan con Dudelange, mentre la Lazio con l'Apollon Limassol, ma comunque sono partite da non sottovalutare. La Lazio dovrà andare a Cipro e non è una partita scontata, lo ha dimostrato anche l'Atalanta l'anno scorso. Il Milan in casa contro il Belgi dovrebbe avere la vita facile sulla carta, ma attenzione a non sottovalutarli. Ragazzi, comunque sarà una bellissima partita, molti la consideravano uno scontro diretto per la Champions, non ne sono così sicuro. Il Milan in una situazione abbastanza catastrofica per quanto riguarda gli infortuni se l'è cavata, molti giocatori erano in una posizione a loro non logica, a loro non congeniale, basti pensare all'abate centrale difensivo, ma anche a Rodriguez centrale difensivo. È vero, qualche volta al Wolfsburg il difensore centrale l'aveva fatto, però poche volte ragazzi e con scarsi risultati. Quindi adesso ragazzi rimane tutta invariata la classifica per Lazio e Milan. Vi ricordo di lasciare un mi piace qualora il video vi fosse piaciuto, se così è stato commentare, condividete, iscrivetevi al canale attivando anche la campanellina delle notifiche e seguitemi su Instagram, simoncini_giallorosso. Ciao a tutti.